L'acqua è regina della 19ª edizione di Festa Ambiente Sud, che ha scelto il nord della Puglia e del Gargano come location. Protagonista d'eccezione della tappa nella suggestiva e mistica abbazia di Santa Maria di Pulzano vicino Monte Sant'Angelo è Angelo Branduardi. La musica va soprattutto, come l'ho sempre concepita io, dimostrandolo nel corso di decenni, è fortemente terapeutica ed è fondamentalmente ambientalistica. Arsura, vincere la sete del pianeta, è il titolo del festival che affronta con diversi linguaggi la crisi della risorsa più importante per la vita, l'acqua appunto. L'estate ci sono tanti acquedotti che devono interrompere durante alcune ore l'erogazione, ma anche quello che accade in alcune parti d'Italia rispetto all'agricoltura, agli inquinanti che sono andate ad intaccare le falde acquifere. Quindi sempre di più questa si rivela la risorsa fondamentale verso la quale dobbiamo avere un atteggiamento di responsabilità, consapevolezza e tutela. Più momenti nell'evento. Dopo la visita guidata all'abbazia e il workshop dell'area del gusto, sulle tracce dell'acqua si viene accompagnati sino al concerto serale. Partner di Festa Ambiente Sud è l'Acquedotto Pugliese. Questo posto suggestivo e magico che in parte racconta anche l'acqua, visto che è possibile rinvenire facendo una passeggiata lungo all'interno di questo luogo quelle che erano le prime forme proprio di raccolta di acqua. Quindi ci troviamo in piena linea con quello che è il progetto ovviamente di Acquedotto, ma soprattutto quella che è l'idea della sostenibilità ambientale. La musica certo non risolve il problema dell'arsura, della siccità, cioè no, però può dare uno stimolo.